autobus rosso da 12 metri, corsa serale delle 22:30, buona musica. Sono questi gli elementi che hanno caratterizzato, e state sicuri, la campagna promozionale del Bus for Me, il servizio notturno del bus navetta che ha collegato il centro città e i locali della Litoranea per tutta la stagione estiva. L'iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è stata promossa dagli assessori alla mobilità, viabilità e trasporti Gaetano Cacciola, alle politiche giovanili Federico Lagna, insieme all'azienda Trasporti Messina e in collaborazione con l'associazione Cittadine. L'obiettivo è garantire ai giovani un modo sicuro, confortevole, divertente ed economico per raggiungere i locali estivi a bordo dei mezzi pubblici, ma allo stesso tempo ridurre anche la circolazione delle auto. Numerosi giovani messinesi che hanno condiviso la propria arte a bordo del bus notturno 79. In particolare, durante la serata conclusiva, gli artisti sono stati quattro: Gianmarco Orlando, attore che ha portato le proprie poesie, Anthony Greco, francese d'origine, trapiantato però a Messina, accompagnato dalla voce di Anna Pugliese. Ultimo, ma non per importanza, il giovane Alessandro Capurro, in arte nuovo, già ospite della sesta edizione dell'Olimparty lo scorso agosto. Al centro della musica e dell'arte in genere condivisa sul bus, l'amore per la Sicilia. Terra, così come recitato dal giovane Gianmarco Orlando nella sua poesia, Canud Voli e tutti Savonno Pigliari, Pazzucari, Chiddu, Carimani.